Parliamo inevitabilmente delle misure che sono state adottate dal governo Draghi, quindi una stretta incisiva sull'obbligo del siero anti-Covid, in particolare per gli ultra cinquantenni dal 15 di febbraio, una stretta ancora maggiore per i lavoratori. Parliamo di queste misure insieme al referente Biella CGIL, Lorenzo Boffa. Buongiorno. Buongiorno e buon anno. Allora, voi, che cosa ne pensate? Insomma, come vi ponete di fronte a queste misure? Mi sembra di essere tornato indietro di qualche mese quando quest'estate si discuteva del Green Pass all'ingresso delle mense e poi delle fabbriche. Cioè, noi siamo sempre, stiamo a favore dei vaccini, dopodiché ci sono evidentemente delle scelte politiche che a volte mi lasciano un po' perplessi, nel senso che non si va verso l'obbligo, ma si va verso l'obbligo soltanto per una piccola fascia d'età. Ma se mi posso permettere, però, quello che in questa fase preoccupa molto non è tanto mettere un obbligo in più o un obbligo in meno alle persone sul vaccino, quanto mi sembra ci sia un fortissimo ritardo sulla campagna vaccinale. Cioè lo sforzo messo in campo anche nel nostro territorio per arrivare alla terza dose o booster non è così importante come quello che è stato messo in campo per la prima dose. E questo sta comportando chiaramente un ritardo nella vaccinazione delle persone. Molti di noi sono ben oltre i 120 giorni. Sappiamo che, insomma, ovviamente a fronte della non vaccinazione per queste categorie, per chi ha più di 50 anni, insorgono delle sanzioni anche abbastanza pesanti. Ma per quanto riguarda i controlli? Allora, il problema resta sempre quello, cioè il problema dei controlli. È inutile mettere l'obbligo se poi non si controlla, cioè in Italia ci sono parecchi obblighi, se noi insomma, andiamo a vedere tutto il diritto del lavoro, ci sono molti obblighi, però spesso i controlli non avvengono, se no non ci spiegheremmo, ahimè, così tanti incidenti e così tanti morti sul lavoro. Quindi il problema dei controlli diventa un problema fondamentale. Ne avremo uno in più, perché ad esempio chi va in quarantena per contatto con positivo non sarà più pagato come malattia e questo aumenterà anche, come posso dire, la volontà delle persone di andare a lavorare anche con contatto di positivi, perché uno cosa fa? Sta 5 giorni senza stipendio, per cui anche lì come si fa a controllare persone che sono entrate a contatto con positivi a cui non viene pagata la malattia, gli viene detto stai a casa senza stipendio. Sono veramente le indicazioni che sta venendo dal governo che sono, a mio parere, un po' contraddittorie. A questo punto era meglio passare all'obbligo vaccinale per tutti e punto, senza stare qui a fare tutti questi giri che non si capiscono veramente che senso abbiano. Allora, c'è un po' di confusione. Sì, guardi, non è mai bello parlare di questioni personali, ma lo uso solo come esempio, siamo da 2 diversi giorni tutta la casa in quarantena per Covid, tutti sintomatici. L'unico che è riuscito a fare un tampone molecolare tracciato è il figlio più piccolo. Tutti gli altri abbiamo dovuto affidarci ai tamponi rapidi, solo adesso iniziare a qualche telefonata per fare i tamponi per l'avvenuta guarigione. È evidente che è saltato tutto il sistema del tracciamento, è evidente che il cittadino è anche un attimino in una situazione complicata nel capire come uscirne, perché Certo. poi le regole anche della quarantena sono diverse se hai più o meno 120 giorni dalla seconda dose, quindi diventa veramente, veramente molto, molto complicato.